Inaudito, gravissimo, inaccettabile, inqualificabile e vergognoso. Le scuole non possono chiudere perché c'è un dissesto finanziario o perché qualcuno ha gestito male nel passato le risorse economiche o perché il governo centrale continua a essere cieco nei confronti e sordo nei confronti delle esigenze che sono così visibili. Da quanti anni che stiamo denunciando i tagli agli enti locali, che non arrivano denari, non arrivano trasferimenti? Questo fa rabbia soprattutto se ogni giorno poi leggi i giornali e scopri che si impegnano 64 milioni al giorno per spese militari e che magari ci sono autorevoli esponenti del governo che stanno per una buona parte della giornata impegnati più a salvare banche che a salvare scuole. È una vergogna, è una grande vergogna. E io lo so che significa, perché 3 anni fa facemmo una battaglia e ci opponemmo a queste rigidità finanziarie per non chiudere le scuole di Napoli. Quindi anche chi ha responsabilità a Caserta si opponga, perché i diritti costituzionali e la Costituzione vengono prima dell'ottusità delle leggi finanziarie. Se si oppone avrà la solidarietà di tutti noi che siamo disposti a fare battaglie nei palazzi istituzionali e nelle piazze a difesa della scuola e dei diritti costituzionali.